Ciclo di incontri per la matematica per le scuole superiori nell'ambito dell'attività del nodo pisano del programma Lincei Istruzione che è gestito e coordinato dall'Accademia dei Lincei. Questo è il terzo anno di attività. Nei 2 anni precedenti, per quanto riguarda questa specifica parte del programma relativa alla matematica per le superiori, abbiamo presentato una serie di lezioni su vari ambiti di applicazione della matematica in settori o tecnologici o dell'economia. Per quest'anno, ecco, questo è il primo incontro che riguarda problemi matematici in medicina e stiamo adesso programmando, ancora non vi posso dire esattamente i termini, un secondo incontro che sarà più avanti in primavera. Comunque veniamo a quello di oggi. Oggi ci parlerà il professor Preziosi, il professor Luigi Preziosi del Politecnico di Torino, che è professore di fisica matematica e lui è veramente quello che si chiama un matematico applicato che studia le applicazioni, si occupa, fa ricerca su applicazioni della matematica in vari settori della scienza. Intanto ha diversi progetti che riguardano appunto la matematica in medicina, ma anche a vari settori dell'ingegneria, tra cui la dinamica della sabbia, la dinamica della sabbia e delle valanghe anche, ecco, insomma, se andate sulla sua pagina personale sul sito del Politecnico trovate tante informazioni e tante cose interessanti di cui si occupa. E bene, oggi sentiremo quello che ha da dirci sulla matematica in medicina. Grazie. Grazie mille per essere venuti. Allora, un po' di una premessa. Allora, innanzitutto vi ho già messo il sito, questo sito di cui vi ha parlato il professor Ricci, perché essenzialmente molto di quello che dirò potete trovarlo lì, e scaricando anche una gran parte dei filmati che vi faccio vedere, di appoggio, diciamo, alla seminario, alla lezione, e anche altro materiale che uso per altri corsi, per cui, diciamo così, magari sarà un pochettino più complicato, però, diciamo, più complicato, diciamo, nell'ottica di utilizzo nell'ambito delle lezioni al liceo, però insomma può essere interessante. Se c'è del materiale che invece non c'è, per esempio che non ho messo là per motivi di spazio, oppure se volete per esempio queste slide, in qualche modo basta che mi mandiate un messaggio di posta elettronica, il mio indirizzo è proprio luigi.preziosi@polito.it, quindi @polito.it, e io, e poi, oppure ovviamente l'indirizzo email lo potete anche recuperare da questa pagina web, e poi io vi mando tutto il materiale che volete. Secondo messaggio, allora io come ho strutturato la cosa? La presentazione l'ho strutturata scegliendo alcuni argomenti e ve li presenterò nell'ottica che magari qualcuno di questi possa essere utilizzato eventualmente anche nelle vostre lezioni, insomma. Magari non come lezioni, forse come mini progetti o quant'altro. E quindi parlerò di modelli demografici, modelli di fusione e il legame con random walk, cammini casuali, modelli di reazioni di fusioni con varie applicazioni, diffusioni metastasi, chemioterapie, formazioni di vasi sanguigni, diffusioni di ossigeno da un capillare, perfusione di un tessuto artificiale, modelli di bilanci di massa, crescita tumorale vascolare e poi gli individual base models. Io non so bene dove arriverò, tanto diciamo che dove arrivo metto punto e poi la lezione che si farà la settimana prossima Marco Scianna, insomma, prenderà da lì. Dovrebbe essere una lezione un pochettino più interattiva,
che vi dirò poi alla fine. Infatti dovrebbe farsi al laboratorio. Allora, quindi ripeto, io prendo il punto di vista, se vogliamo, di come magari approcciare questi, presentare questi argomenti a un ragazzo di liceo. Vediamo un po' il modello basilare spazialmente omogeneo che uno può fare di crescita di una popolazione, per esempio. Popolazione umana, di cellule, però parliamo di umani. Allora, uno che ho fatto inizialmente, guarda la popolazione a un certo tempo e vede la raffronta rispetto a un tempo precedente, t con 0, e dice che questa è variata per quale motivo? Tendenzialmente perché sono nate delle persone e sono morte delle persone, nell'intervallo di tempo, no? Benissimo, questo è un modello. È un modello che come di per sé potrebbe essere vero o potrebbe essere falso. Ok? Quindi tutto quello che io dirò tendenzialmente è vero fino a un certo punto ed è falso fino a un certo punto. Perché? Perché per esempio io qua non sto considerando in questo modello fenomeni migratori. No? Uno potrebbe essere non morto e non nato lì, però se n'è andato via da un'altra parte. Però per me è come se fosse morto in questo modello. Allora, cosa succede? Che se nell'intervallo di tempo posso identificare quello che chiamo un tasso di natalità, cioè dico che in quell'intervallo di tempo il numero di nati è essenzialmente proporzionale all'intervallo di tempo per questo tasso di natalità, riorganizzo tutti i termini dell'equazione, cioè porto questo al primo membro e divido per t con 1 meno t con 0 e cosa mi compare? Mi compare quello che si chiama il rapporto incrementale. E quindi ho un'equazione che mi dice in quell'intervallo di tempo la popolazione è cresciuta in qualche modo perché c'è una natalità e c'è una mortalità. Ok? E questo secondo me è il modo più semplice per introdurre, diciamo, le, se volete, equazioni differenziali che vedremo fino ad ora. Molto semplice, in cui avete una derivata del numero di abitanti, insomma, della popolazione, e questa è legata a un tasso di crescita meno un tasso di morte. Queste quantità, gamma e delta, sono positive. E ora, se nel modello voi dite quali sono, diciamo, le leggi di crescita e le leggi di morte, in qualche modo uno può avere una evoluzione della popolazione nel tempo. Okay. Questo è il modello più semplice che posso fare e quindi potete anche capire subito che se per esempio avessi una popolazione che non muore mai, diciamo così, le cellule tumorali, mettiamole così, non muore mai, allora io che la derivata della popolazione nel tempo è una quantità positiva e quindi cresce sempre, abbiamo una funzione crescente, mentre invece se la popolazione muore perché, non lo so, avete tagliato i viveri e quindi non c'è possibilità, oppure, non lo so, avete sterilizzato tutti quanti, e allora la popolazione diminuisce nel tempo. Okay? Ripeto, questo è il modello più semplice, ovviamente si può complicare, si può mettere il sesso, quindi distinguere maschi e femmine, si possono mettere cose tipo l'età, se state pensando alle cellule bisogna mettere il ciclo cellulare e quant'altro. Insomma, uno può fare modelli con delle strutture più complicate, ma non è il caso ora, perché io quello che il motivo per cui ho introdotto questo è perché devo arrivare in maniera semplice a descrivere cosa vuol dire una derivata parziale, questo è il concetto che ovviamente a scuola non si fa. Però, insomma, la derivata di n rispetto al tempo, a questo punto, quel simbolino là vuol dire come varia n nel tempo quando io considero la posizione fissata, quindi come guardo a un punto e vedo in quel punto come varia la mia variabile, la n. E invece dn su dx vuol dire che non è che faccio variare il tempo, ma faccio variare lo spazio in un istante di tempo, quindi io ho una distribuzione che magari è eterogenea dal centro della città fino alla periferia e so che se vado dal centro alla periferia la mia, che ne so, densità di popolazione diminuisce fino ad arrivare praticamente a zero fuori dal centro, insomma. E quindi questa è la derivata e temporale e spaziale. Un altro concetto che utilizzerò molto spesso
in questa presentazione il gradiente, che è semplicemente un vettore che ha come componente queste derivate nelle tre coordinate spaziali x, y e z. In particolare quello che utilizzerò è il gradiente di concentrazione di qualche cosa, essenzialmente di una molecola. Quindi sto pensando al fatto che potrei avere in un tessuto un certo distribuzione di, che ne so, ossigeno, e a questo punto, dato questo campo di densità, questa è la densità, questa concentrazione in funzione di x e y, supponiamo che sia nel piano, allora ci sta in questo caso una zona in cui ce n'è di più di questa concentrazione. Essenzialmente il gradiente in un punto mi misura qual è la direzione di crescita massima di quella concentrazione. Perché è importante? Perché in biologia ci sono dei fenomeni in cui, che si chiamano per esempio chemotassi, per esempio, in cui le cellule vogliono andare nella direzione, vogliono seguire, diciamo, vogliono andare verso un luogo in cui c'è una maggiore disponibilità di qualche cosa, per esempio di ossigeno. Allora io, dal punto di vista modellistico, si mette un termine che è proporzionale al gradiente di concentrazione di quella quantità. E quindi io avrò che le cellule tendono ad addensarsi verso questo massimo qua. È un po' come, insomma, diciamo così, quando uno sente l'odore del caffè tende ad andare verso il caffè. E questa è una piccola cosa, perché di fenomeni del genere in biologia ce ne sono tantissimi. Si parla di chemotassi, aptotassi, durotassi, sono tutte le motivazioni che in qualche modo portano le cellule a muoversi da un posto verso l'altro, oppure andare via da una posizione. Ok, detto questo, diciamo dal punto di vista dei mattoni, io ho tutto per poter costruire quello che si chiama un'equazione di diffusione. Però prima di arrivarci, preferisco presentarla nella maniera, diciamo, discreta. Ok? Cioè, con quello che si chiama random walk, oppure se volete il cammino dell'ubriaco. Quindi immagino di discretizzare il mio spazio, immaginiamo quindi una linea, e di discretizzare questa linea in vari punti, tanti, J-1, J-2, J, eccetera, eccetera, e ho quindi poi delle probabilità di transizione, delle transizioni da un nodo all'altro. Si chiama il cammino dell'ubriaco perché essenzialmente l'immagine che si dà è quella di un ubriaco che segue lungo una strada a tanti bar, e esce da un bar e se ne va al successivo, che va da una parte o dall'altra, e uno poi vede la distribuzione di questa popolazione di ubriachi sulla linea, no? Quindi uno ha, diciamo, non parliamo di ubriachi, parliamo di molecole, una quantità di molecole che sta nel nodo J, e c'è una probabilità che vada a destra e una probabilità che vada a sinistra. E quindi, a seconda di questi movimenti, il numero di molecole che si trovano nel nodo J cambia. Cambia perché gli arrivano, per esempio, molecole dal nodo J-1 e se ne vanno qualcuna al nodo J+1 e viceversa. Quindi, alla fin fine, se uno fa i conti, uno ha una formula che è bella lunga, che dice, allora, U è il numero delle molecole, per esempio. Quante molecole ci sono a un istante di tempo che chiamo I+1 in quel nodo J? Allora, qua quello che sta scritto qui è questo. Allora, questo è il numero di molecole che ci stavano prima e sono rimaste là. Ok? Che ci stavano prima. Poi ci sono quelle che dal nodo J-1 sono andate a J, cioè queste qua. Ok? Diciamo così, una certa percentuale di quelle che stavano qui che sono entrate. Quindi questo che è? Questo è un termine di crescita, diciamo così, che aumenta il numero di molecole che stanno nel nodo J. Oppure ho quelle che sono andate a J venendo da qui. Quindi ho il numero di molecole che stavano nel nodo J+1 con una certa transizione da J+1 a J.
Questi due contributi quindi aumentano il numero che staranno qui, però poi devo considerare quelle che hanno fatto il cammino contrario, cioè che da qui sono andate o a destra o a sinistra. E sono questi termini qua, no? Questa è una UIJ e ho una transizione da J a J-1 a sinistra e da J a J più 1 a destra. Allora, riorganizzo tutto. Se riorganizzo tutto, cioè essenzialmente immagino che questa transizione è proporzionale all'intervallo di tempo, cosa che è abbastanza logica. Quindi vedete qua non ci sono più le tilde, c'è un altro P. È proporzionale al delta T e metto insieme questo, metto in evidenza UIJ, ho un'equazione di questo tipo qua. Ora, per fare le cose più semplici, se queste probabilità, queste transizioni sono uguali, cioè non c'è nessun bias, nessuna dipendenza dallo spazio, per esempio, allora quello che succede... Vabbè, scusate, prima posso fare lo stesso giochetto di prima, posso portare questo al primo membro, dividere per delta T e cosa ho? Ho come varia la quantità di molecole nel nodo J, no? Per lo stesso meccanismo di prima. Poi dicevo, se queste P sono tutte costanti, alla fin fine, io quello che ho è che se sono tutte più o meno di questo tipo, questo tipo qua, e allora ho che quella somma lì diventa questo. E allora questa è, se voi andate a vedere, equivalente a una derivata seconda, al rapporto incrementale di una derivata seconda di U rispetto allo spazio, perché voi state contando, diciamo, quello che succede, la variazione fra il nodo J-1, J e J più 1, che sono delle quantità che riguardano lo spazio. Ok, ho dimenticato cosa volevo dire, vabbè, questo vi dà luogo a questa equazione qui, che è l'equazione di diffusione. Dimmi. Perché la proprietà dovrebbe essere inversamente proporzionale al quadrato della distanza? Diciamo che, allora, se uno ha questa proprietà qui, riesce a fare un limite in cui viene questo, altrimenti ha dei casini. Ok. Se invece, diciamo così, non fosse costante, allora una delle equazioni è un pochettino più complicate. E vabbè, ovviamente questo si può vedere in un'altra maniera, probabilmente più complicata, nel senso che uno può invece partire da questa equazione e dire, ma sai che c'è, se questi sono abbastanza vicini, faccio quella che si chiama un'espansione in serie, vado a sostituirle e mi viene questa cosa qua. Okay, ma questo secondo me è un pochettino più complicato da spiegare. Allora, vediamo un po'. Questa è in una dimensione, ovviamente la cosa funziona anche a più dimensioni, due o tre dimensioni per rimanere in quelle fisiche, per cui la generalizzazione è che, di nuovo, invece di avere, di contare quello che succede solo su una linea, nel nodo... in questo nodo qui possono arrivare molecole, persone, quello che volete, dai nodi vicini e possono, e quindi queste aumentano la quantità di molecole che stanno qui e possono andare via persone andando negli altri nodi. Dal punto di vista, diciamo, numerico, quello che sto facendo non è nient'altro che fare uno schemino che si chiama differenze finite, che quindi è anche implementabile in maniera semplice numericamente. E quello che fa è quello che ho detto prima, cioè uno conta di nuovo il numero di cellule che sono in un nodo al tempo t, conta quelle che c'erano al tempo precedente, aggiunge quelle che vengono dal nodo vicino e elimina quelle che vanno a un nodo vicino. Allora, cosa succede? Quello che succede è questo. Questa è proprio una simulazioncina alla... ok? Proprio sulla griglia, eh? Quindi se volete è una simulazione discreta di quello che vi ho appena detto.
avete delle palline che si muovono e vanno a destra e a sinistra con ugual probabilità. Okay? Quindi sono partite tutte quante addensate inizialmente nella stessa zona e con l'andare del tempo, vedete, si disperdono, anzi diffondono. Vi faccio osservare due cose. Ok, due cose. La pallina gialla e la pallina verde. Quella verde è una di quelle che se ne va più lontano. Ok. Questa gialla fa un sacco di moine, però poi alla fin fine sempre là rimane. Ok. Però ripeto, ognuno decide di andare a destra, a sinistra, sopra o sotto con la stessa probabilità. Uno ha solo un numero casuale che gli dice dove andare. Dopodiché, se uno... ecco, questa è un'altra simulazione nel piano e ha, diciamo, questa è un, ha messo invece di una pallina un tot di palline al centro e piano piano queste se ne vanno a destra e a sinistra e alla fin fine la soluzione che si ha, se uno vuole andare a vedere, è una gaussiana. Allora, vabbè, detto questo diciamo è la soluzione basilare. Come costruire a partire da questo modello modelli che hanno qualche ingrediente in più? Allora, scusate, qua devo dire un'altra cosa. Allora, come leggere questo? Io dico sempre come leggere questa cosa qua. Qua sta scritto, allora, in questa equazione uno può dire che questo termine qui vuol dire come cambiano le cellule, il numero di cellule, il numero di molecole nel tempo, cambiano perché diffondono, perché vanno, diciamo, si muovono di modo casuale andando a destra e a sinistra. Okay? E questa è un'altra simulazione, diciamo, nello spazio. E questa, diciamo, è un'altra simulazione di quello che avviene nel continuo. Purtroppo questo si vede poco. Però non è più discreta questa. Questa è la simulazione continua di quell'equazione, cioè di quell'equazione di derivata parziale, partendo da una soluzione, da una condizione iniziale di tipo campana. Voi avete che piano piano si diffonde tutto e visto che la massa si conserva, sta sempre dentro al cerchietto, non può uscire, alla fine la soluzione sarà omogenea. Prendete il latte, lo mettete nel caffè, alla fine avete il latte e il caffè che è tutto quanto omogeneo. Ok, questa è la situazione che vi dicevo, in cui le probabilità, diciamo, di andare a destra e a sinistra, sopra e sotto, sono uguali. Ora, purtroppo, però, in molti dei problemi, questo non è vero. Per esempio, innanzitutto uno potrebbe avere che questa possibilità di muoversi dipende da dove si sta, quindi avete un problema che non è omogeneo, è eterogeneo. Ma non solo, ma quello che succede anche molto spesso è che la probabilità di andare a destra e a sinistra è molto più facile che andare sopra e sotto. Okay? Questo succede soprattutto in strutture che hanno, per esempio, delle fibre, e poi vi faccio degli esempi. Allora, voi avete che, andare qui è molto più facile che andare qui. Ok? Questa è quella che si chiama diffusione anisotropa, perché avete due direzioni diverse. E dal punto di vista, diciamo, delle equazioni, si rispecchia nel fatto che il coefficiente che sta davanti a queste derivate seconde, che ho chiamato di x e di y, sono diverse. Sono diversi i coefficienti. Ok, punto di vista discreto. Cosa succede? Succede questo. Più o meno è molto simile al precedente, però se voi andate a vedere un po' più da vicino, vedete che, insomma, mal contato, è molto, molto più facile andare da qua che non da qua. Cioè, se uno volesse rappresentare un po' l'area che viene ricoperta da queste palline, non è più una cosa circolare, ma è un pochettino più ellittica. Infatti la soluzione è di tipo ellittico. C'è una gaussiana, però su un campo in cui ci sono due coefficienti su x e y, che è questo qua. Questa è la
soluzione, ecco qua, questo è quello che si ha. Questa è la soluzione dell'equazione di diffusione nel caso in cui la diffusione lungo x è più facile che la diffusione lungo x, una diffusione anisotropa. Queste sono delle sezioni di questa distribuzione in questa direzione qua e in questa direzione qui. Ok? Sempre osservate più o meno, partendo da una distribuzione concentrata, è sempre una distribuzione di tipo campana. Ok, reazione di fusione. A questo punto io ho esigenza, visto che sto parlando di molecole, di includere nel modello dei fenomeni per cui le molecole, mentre si muovono di questo modo casuale, diciamo così, reagiscono. Quindi o reagendo scompaiono oppure vengono prodotte. Ok? Quindi è la stessa cosa che dico per le molecole, vale per le cellule. Se penso a un insieme di cellule, le cellule possono muoversi di modo casuale sul mio vetrino, possono duplicarsi o possono morire. Quindi il numero di cellule che stanno in un certo punto di questa mia griglia sono uguali a quelle che stavano prima, quelle che nascono, quelle che si muovono. Poi devo contare quelle che nascono, diciamo col segno più perché aumentano il numero di cellule in un nodo, e devo levare quelle che muoiono, oppure se volete le proteine consumate. Questo, facendo lo stesso giochetto di prima, questi due termini mi danno luogo alle stesse cose che ho visto all'inizio, questo gamma e questo delta. Ok? Allora, questa così è un'equazione che è un'equazione di reazione diffusione, questi sono i termini di reazione e questo è il termine di diffusione. Perché è importante? Perché se io voglio fare dei fenomeni in cui, per esempio, voglio discutere delle distribuzioni di molecole in un ambiente, devo considerare questi fenomeni qua, altrimenti, diciamo così, è un modello parziale, non ho nascita e morte di cellule. Altro fenomeno che considereremo è quello della convezione, cioè che certe volte non c'è solo la diffusione nel muovere le molecole, ma in qualche modo le molecole possono essere contemporaneamente trasportate con una certa velocità. Per esempio, immaginate un inquinante in un fiume. Se avete buttate un po' di vernice in un fiume, ovviamente viene trasportata dalla corrente, mentre viene trasportata si diffonde, quindi la macchia della tanica di vernice si allarga e magari, che ne so, contemporaneamente viene degradata da batteri, non lo so, non è vero, però insomma, immaginiamo. Allora, che cosa succede? Che questo termine nuovo mi darà luogo a un altro termine che sta qui, questo qua, ok? Questo. Quindi è vero che dal punto di vista appunto della linguaggio, se uno vede questa equazione qui e non è addetto al settore può in qualche modo spaventarsi, però se uno sa tradurre i vari termini in qualche modo capisce cosa vuol dire. Un pochettino come si fa con i geroglifici, che ne so. No? Questo vuol dire, allora, U cambia nella derivata, nel tempo. Questo è perché la U viene trasportata con una velocità V, mentre viene portata con una velocità V si muove di modo casuale, quindi c'è un termine di diffusione, e poi mentre va avanti il tempo può essere, che ne so, parlo di molecole, può essere prodotta e può essere degradata. Ok? E questo è un modello, diciamo, probabilmente di convezione, reazione, diffusione, che include un po' tutto quello che dirò oggi, o quasi tutto. Giusto per vedere cosa succede, nell'immagine delle palline di prima, questo è quello che succede. Io qua ho dato una velocità V verso destra
E ora vedete che mentre in qualche modo si diffondono perché si sta allargando, piano piano queste si muovono a destra e escono fuori dal campo visivo. Ok? Scusa, quindi, ma la V di trasporto è anche la in questo caso è costante, tempo. L'ho data costante, però sì, in questo momento è costante, però poi uno può dare quello che si vuole. Tanto per dire quello che dicevo prima, se io ho un fenomeno di chemotassi e quindi la cellula vuole andare verso un posto perché là c'è, che ne so, l'ossigeno, allora c'è questa direzione, il vettore che mi dice guarda vai di là, che sarà il mio V preferenziale. Certo che mentre mi muovo magari c'è un moto casuale e quindi contemporaneamente mi diffondo. E quindi, che ne so, facendo vedere il secondo filmato, o anche quello lì se volendo, queste qui potrebbero benissimo essere delle cellule in cui qua ho messo il mio capillare, la mia sorgente di ossigeno, queste sono cellule che si muovono, però tendono piano piano ad andare verso di qua. Ok? Dal punto di vista continuo, questo è quello che succede, diciamo, all'esperimento. Ok, metto qualche cosa nel fiume che scorre a valle. Ci sono varie cose da notare qui. Questa è la mia, che ne so, inquinante, acqua sporca. Mentre viene portata a valle, questa campana, alla fine questa è una bella, anche questa qui, si allarga sempre di più, si abbassa, diventa sempre meno rossa, la vedrete sempre meno rossa, e viene trasportata. No, qua. Ok? Ed è sempre meno rosso, vuol dire che questo che sta qui è nel tempo la quantità, che ne so, di quell'inquinante che è passato in A, il blu, quindi vedete, prima non c'era, poi è arrivato, c'è un massimo, poi è passato e poi non ce n'è più. Nel punto B, che praticamente sta sulla stessa linea, visto che si è, nel frattempo la quantità ha diffuso un po', ne arriva di meno, cioè il massimo è meno, ok? In C, che sta lontano da questo massimo, ovviamente ne arriva sempre ancora di meno. Queste sono delle evoluzioni temporali nei vari punti. Okay. E diciamo che il mondo dell'applicazione è pieno, diciamo, di applicazioni che usano questo tipo di equazioni qui. Dal punto di vista, diciamo, operativo, ovviamente cosa succede? Che per avere delle simulazioni che lavorano sul continuo, quindi direttamente con queste equazioni qua, effettivamente uno deve avere o dei software, dei tool che utilizzano, insomma, che utilizzino, che siano un po' user friendly, insomma, no? Che in cui uno scrive l'equazione, scrive vari termini e vede qual è l'output, però è un po' più difficile da farselo da soli. Invece dal punto di vista discreto, insomma, se uno lavora sul discreto, cosa vuol dire dare un termine di trasporto? Vuol dire, oh, non è che è uguale andare a destra e a sinistra, ma visto che ho una tendenza ad andare a destra maggiore, perché c'è una velocità che va verso destra, c'è più probabilità di andare là. Quindi non ho, che ne so, un quarto, un quarto, un quarto e un quarto. Un quarto di probabilità di andare a destra, un quarto di andare a sinistra, un quarto sopra e un quarto sotto, ma avrò, che ne so, un terzo, due terzi, no, due terzi forse un po' troppo, però devo ridistribuire queste probabilità per avere un po' maggiore probabilità di andare verso la direzione data da questo V qua. Però si fa, in maniera discreta si fa abbastanza facile. Allora, prime applicazioni. Allora, quello che vedete qui è appunto un modello molto semplice di tumore al seno in un mezzo eterogeneo. Ok? Quindi quello che succede è che la diffusione, vedete che infatti il coefficiente di diffusione non sta fuori ma sta dentro, la diffusione non è uguale dappertutto. Perché? Perché ovviamente in un tessuto tendenzialmente ci sono delle zone che sono
più difficili da penetrare, magari anche impossibili, e altri che sono più semplici. Allora, se io ho una piccola zona in cui inizialmente ho identificato una massa tumorale e immagino che queste cellule che stavano prima lì si muovano di modo casuale, quindi diffondano di nuovo, in questo tessuto eterogeneo e mentre diffondo crescono perché si duplicano, il modello più semplice che posso dedurre per descrivere questa situazione è questo qua. A questo punto capite cosa vuol dire? Questo vuol dire che la concentrazione di cellule in un certo istante di tempo e in una certa posizione cambia nel tempo perché le cellule si muovono, diffondono e questo termine è il termine di crescita. Termine di crescita che mi dice per esempio che il tasso, questo qua è il coefficiente, il tasso di natalità è proporzionale, è costante. Okay? Quindi diciamo nascono cellule sempre nuove a una certa velocità costante. Per esempio qui notate che non c'è nessuna possibilità di morte. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io avessi una situazione omogenea, quindi non c'è questo termine qua, questo cresce sempre. E cresce come? Cresce esponenzialmente. Cioè se non ci fosse questo, come vedremo più in là, qual è la funzione la cui derivata è proporzionale alla funzione? L'esponenziale. Quindi questo vi prevede una crescita esponenziale della concentrazione in una situazione omogenea. Solo che in questo caso, mentre cresce esponenzialmente, contemporaneamente si allarga. Ok? Ma non solo, visto che il tessuto è eterogeneo, e questo in qualche modo lo avete, vabbè, questo è fittizio, non è vero che è una immagine da diagnostica, uno ha in linea di principio un esame diagnostico, sa come sono fatte le cose, sa come evolverebbe la situazione nel tempo. Ok, questo invece è reale, questo è quello che si fa veramente. Il modello è lo stesso, vedete? Il modello è sempre quello, ed è un glioblastoma. Qua ci sono un po' di cose da dire. Allora, prima cosa, questa immagine che vedete qui nera, questa qui, è quello che si vede, vediamo qua, questo cos'era? Una risonanza magnetica. Questo è il cervello. Queste sono sezioni dello stesso cervello. Queste sono le tre sezioni. Okay? Questa è orizzontale, questa è sagittale, questo non mi ricordo come si chiama. Comunque sono le tre sezioni. Okay? In linea di principio uno avrebbe un'immagine tridimensionale. Chiaramente non la posso far vedere. Allora, cosa succede? Che se voi vedete e vi immaginate un'immagine di risonanza magnetica, quello che voi trovate è un'immagine essenzialmente a colori bianco e nero, insomma, con una zona bianca. E uno dice, ah, là c'è qualche cosa. Benissimo. Quel qualche cosa che si vede non è essenzialmente tutto quello che c'è, ma è quello che è rilevabile dall'esame diagnostico. Cosa voglio dire? Voglio dire che voi quello che in genere vedi, quello che si vede dall'esame diagnostico è solo la, diciamo così, punta dell'iceberg. Mettiamola così. Poi c'è anche qualcosa che sta sotto. Quindi la prima cosa che un medico vorrebbe sapere e un modellista matematico può fare, questa è una matematica che lavora in un ospedale, allora stava a Washington, ora sta a Chicago, e fa questo dalla mattina alla sera. Ripeto, non è che ci vuole molto, cioè, io non so, ma probabilmente al terzo anno, forse a qualche università, al secondo anno in matematica, magari già hanno visto queste equazioni qui, ok? Quindi non è che ci vuole questa grande pozzo di scienza per lavorare con questo. Quindi, alta matematica, però lei questo fa dalla mattina alla sera. Prende immagini e fa delle proiezioni su cosa. Ok, se io vedo questo, molto probabilmente il tumore non è solamente in questa zona, ma c'è una probabilità di andare ben oltre
Questo è un caso un pochettino grave, potete capire, perché insomma ci sono cellule tumorali per metà cervello e quindi non è proprio il massimo del massimo, perché questo è un altro paziente. Non solo, ma quello che si può fare è una cosa, c'era anche qui, ma ovviamente è la stessa immagine, okay. È quello di prendere immagini successive, avere due immagini. L'immagine successiva da cosa? Da una, permette di valutare nel tempo quello che sta succedendo, ok? Cosa che un'immagine sola non vi dà. L'immagine sola vi dà una fotografia, ok? Quindi non potete dire da una fotografia se quello stato di patologia è avvenuto in 10 anni o in 30 anni, e quindi non sapete, diciamo così, estrapolare. E questo è fondamentale, perché se io devo operare e levare metà cervello a questo paziente, ok? Devo capire se mi conviene, se conviene al dottore farlo o non farlo. Cioè, quanto velocemente sta progredendo questa malattia. Se ci mette altri 30 anni e il paziente ne ha 60, e vabbè, probabilmente non ne vale la pena. Cioè, diciamo così anche, gli effetti sarebbero più deleteri di quanto non sono i vantaggi, no? E questo si può fare avendo due fotografie. Quindi lei prende due fotografie a due istanti di tempo, e poi in qualche modo estrapola quello che potrebbe succedere andando a valutare cosa? I due coefficienti, D e Rho. Perché questo non ve lo dà nessuno, uno li deve misurare. A seconda di come D e come Rho, uno sa quanto velocemente sta crescendo questo tumore e quanto è, diciamo, si direbbe aggressivo in termini di metastasi, cioè va lontano. Perché alla fin fine, per esempio, in un tumore, se il tumore rimane fisso in una certa zona, non è tanto patologico, ma quello per cui uno muore è proprio il fatto che diffonde metastasi dappertutto. Okay? E, non solo questo, ma alla fine quello che importa di più è avere anche uno strumento di supporto a quello che vuole fare il medico. Voglio dire, immaginate di avere una situazione del genere. Ricordo, quello nero è quello che uno vede dall'immagine, diciamo, diagnostica. Ok? E allora, facciamo finta che il medico sia un ignorante. Dice, ma io vedo questo, sai che c'è? Io taglio solamente, un attimo solo, solamente fino a qua. Taglio la parte nera. Ok? Ma invece, come abbiamo detto prima, visto che quella è una, diciamo, una parte che io riesco a vedere della soluzione dell'equazione di fusione, quindi della mia campana sto vedendo solo la cima, ci stanno tutte le code. Quindi in effetti ci sono cellule che stanno in una zona dove io non ho tagliato. Quindi c'è questo. Ok. Allora questo tende a ricrescere e avere quello che si chiama una ricomparsa in sede primaria. Cioè il tumore che sta nella stessa sede e quindi avanza nel tempo, anche dopo la lobotomia. E quindi uno che qua ricresce il tumore e dopo, in questo caso dopo 3 anni, uno si è accorto che insomma ha la stessa situazione di prima e bisogna fare un'altra, magari un altro intervento, eventualmente, non lo so. Questo è semplicemente, diciamo, ipotetico, senza aver fatto nessuna terapia, chemioterapia, quant'altro, quindi solo così. Quindi questo è quello che succederebbe facendo quel tipo di intervento. Certo che, ora cosa succede? C'è un'altra proprietà, ne discutevamo proprio prima, dell'equazione di fusione, che in effetti è un po' un paradosso, se volete. Se voi ammettete una molecola, a mare, buttate a mare dell'inquinante, va subito a New York, ok? Cioè la soluzione in qualche modo di questa campana non è mai zero, non è a supporto compatto, non è delimitata, ma va subito lontano. Cosa vuol dire da questo punto di vista? Che se anche il tumore è localizzato qui, e uno dice, sai che c'è, allora vedere qual è la soluzione dell'equazione di fusione che mi dà questa forma, beh, io ho una probabilità non nulla di avere una cellula qua, tumorale qua in fondo, ok? Quindi cosa faccio? Devo levare tutto per essere sicuro che non ci sono più cellule tumorali. Non mi sembra molto utile, insomma, avere un paziente completamente senza cervello.
Però è anche vero che se ce ne sono poche, e beh, ci metteranno, che ne so, magari ci metteranno 10 anni. Noi stiamo parlando di un tumore in cui l'aspettativa di vita, se 18 mesi, il grasso che cola, ecco. Okay? Quindi 10 anni è ancora accettabile. Allora, queste sono invece delle simulazioni, quelle sono snapshot. Queste sono delle simulazioni di quello che vi ho detto ora, in un tessuto anisotropo di quello che succede. Questa è crescita libera, cioè come si espanderebbe. Potete vedere quello che vi dicevo prima, perché appunto il cervello è un tipico tessuto, ce ne sono nel pieno il corpo umano, ma è un tipico tessuto anisotropo, perché in questa zona, questa è la zona, diciamo, periferica, chiamata la materia grigia, appunto, qui è abbastanza isotropo il materiale. E invece in questa zona qui, dove corrono gli assoni, cioè nella cellula neuronale ci sono dei filamenti molto lunghi che sono, diciamo, hanno il compito di trasferire informazione da cellula a cellula, che sono diciamo, corrono lungo queste specie di strade, beh, la struttura è molto anisotropa. Cosa vuol dire dal punto di vista, se volete, di quella descrizione che vi ho fatto prima? Che se una cellula si muove di modo casuale e si trova in un'autostrada che è fatta di fibre tutte allineate, è molto più facile che segua le fibre piuttosto che le attraversi. Quindi quando una cellula si trova qua, è molto più facile che segui questa strada piuttosto che vada in quest'altra zona. Ok? E infatti qui potete vedere che qui non è tanto circolare, ma vedete che fa un po' la punta, no? Ci sono queste punte verso le zone, insomma, anisotrope. Sono le zone preferenziali di movimento. Quindi è come se quando uno si muove in una città molto grande, cosa fa? Piuttosto che prendersi la viuzza, ma si prende una bella strada a scorrimento veloce e sicuramente arriva a casa prima. Allora, giusto per essere positivi, questo invece è una situazione in cui diminuisce. Perché? Beh, ci ho aggiunto un chemoterapico. Cioè ho supposto che io riesca a infondere al mio paziente in maniera continua un qualche chemioterapico che mi fa morire le cellule, cosa che non ho mai fatto per il momento. Ossia, se volete, nell'equazione iniziale, che è questa, a questo ρC ho detto che c'è una probabilità di morte delle mie cellule. Quindi ho aggiunto un qualche cosa che sia un meno DC, di tasso di mortalità per C. E questo D è costante nel tempo. Allora, se io faccio questa cosa qui, e ovviamente il tasso di mortalità deve essere minore del tasso, maggiore del tasso di natalità, cioè io ne devo ammazzare più di quanto nascono, se no non ha senso nemmeno fargli prendere il chemioterapico. Quello che succede, lo vedete subito da quando, ecco, a un certo punto incomincia a regredire e fino a scomparire, perché la soluzione sarà, muoiono tutte, insomma, la soluzione stazionaria è quella. Ok, terzo problema. Ovviamente capite che voi non potete prendere un paziente e metterlo in terapia sempre, cioè a dargli pastiglie sempre, altrimenti non morirà tanto di tumore, ma morirà di mal di fegato, tendenzialmente. Non solo, poi ci sono degli altri problemi. Quindi cosa si fa? Si fa uno scheduling, cioè si dice: ah, allora tu fai 3 cicli, spero che nessuno ne ha avuto mai a che fare, ma purtroppo devo dire la verità che è sempre così, fai, che ne so, 5 giorni per 21 giorni, poi torni a casa, aspettiamo un mese, lo rifai, poi si controllano tante cose, insomma ci sono tante cose, per cui c'è una periodicità, quindi quel coefficiente che vi ho detto prima, costante, non è vero che è costante, ma è una funzione del tempo. Dipende dalla terapia che uno dà. E quindi a questo punto viene fuori un problema di controllo, cioè di dire: ok, io ho il mio farmaco ideale, oppure se volete reale, qual è la terapia migliore
che io devo somministrare al paziente. Ok? Allora, è chiaro che, capite qua, che avere uno strumento di modello, cioè una figura qui, su cui io posso testare virtualmente una terapia, è molto meglio che prendere un paziente e dire, sai che c'è, con te proviamo 7 giorni e poi a casa. Ok? E è anche molto più veloce, perché per fare una simulazione del genere mi basta un'oretta, per fare una prova con un paziente devo fare almeno, che ne so, un mese. Quindi posso testare molte più cose. E questo è quello che si fa. Ora, giusto per dirvi tante altre cose, poi ci sono tanti legami che uno deve vedere. Non è che uno può fare un problema di ottimizzazione messo così, perché devi vedere, ok, la tollerabilità, tolleranza da parte del paziente di quel farmaco, quindi quanto è tosto, quanto è duro, insomma, digerirlo dal punto di vista del sistemico, del fegato, eccetera. Ma anche cose assurde, tipo i turni degli infermieri. No, mi dispiace, dobbiamo fare solamente 5 giorni alla settimana, perché sabato e domenica devono andare a riposare. Quindi il problema diventa un pochettino più complicato di così. Però, ripeto, date le condizioni generali, uno sa come... sa istruire il problema, vedere di trovare qual è l'ottimo. Non solo questo, ma in linea di principio questo è possibile farlo paziente per paziente. Ed è quello che si tende a fare oggi. Nel senso di dire, ok, io ho un paziente, ho misurato i suoi, chiamiamolo così, parametri della malattia che ha, allora a questo paziente in linea di principio potrei dire, guarda, a te ti conviene fare così, all'altro conviene fare un'altra maniera. Purtroppo non siamo ancora in questo stadio, ma è quello che si tende a fare. In questo momento queste terapie purtroppo sono abbastanza standard, e devo dire sono standard soprattutto per motivi di assicurazione. Nel senso che se tu fai una terapia non standard, se muore il paziente è facile che qualcuno possa fare causa al dottore. Invece se uno ha una terapia standard dice no, questo è stato, sai, questo è Food and Drug Administration negli Stati Uniti che me l'ha detto, io ho fatto quello e quindi non puoi chiedere niente. Però in linea di principio qualcosa di meglio si potrebbe fare. Altre terapie e altre cose che si possono dire sulla base di questa equazione. Un'altra terapia che, diciamo, parlando dei tumori o comunque dei gliomi, si sta proponendo è quella che si chiama la Convection Enhanced Delivery. Poi vi spiego meglio cosa vuol dire questo, ma essenzialmente vuol dire fare una siringa in loco. Quindi cosa succede? Che io ho il mio farmaco, lo inietto in una certa zona, per un intervallo di tempo o per piccolo o grande, e il farmaco si diffonde. Ok? Quindi diciamo che lo schema è quello di prima. Prima avevo un certo numero di molecole che si muovevano a destra e a sinistra, ora però io ho in un certo punto dove faccio l'iniezione una infusione continua oppure, diciamo, a intervalli di tempo regolari del mio farmaco. Se è un posto facilmente raggiungibile, e allora è facile fare una iniezione, altrimenti uno ha un catetere e si attacca la flebo periodicamente. Allora, cosa succede? Che vale nella maggior parte, allora diciamo così, che molti dei tessuti del corpo umano sono dei tessuti che si chiamano porosi, cioè sono come delle spugne bucate, quindi, e il liquido passa attraverso i canali nella spugna. E nel Novecento quello che si è trovato è che il moto dell'acqua in questi materiali è proporzionale al gradiente di pressione. Cioè uno ha una pressione da una parte di questa spugna e, diciamo, pressione nulla, insomma una pressione maggiore da una parte che dall'altra, e questa differenza di pressione fa sì che il flusso è costantemente attraversa la spugna. Ok? E allora, cosa succede? Che, ecco, questo avrei dovuto dirlo prima.
Vabbè, questo ve lo chiarisco più in là. Alla fin fine, quello che succede è che l'equazione del moto viene a essere questa qua. Uno deve fare quello che si chiama la divergenza di questo campo. Purtroppo mi sono accorto ora questo. E viene fuori un'equazione che è un'equazione di nuovo con una derivata seconda, con una derivata seconda della pressione e uguale a zero. Okay? Nel caso omogeneo viene questo qua. Nel caso omogeneo in cui quel K è omogeneo viene semplicemente la Laplaciano di più uguale a zero. Ok, allora, visto che stiamo parlando di cervello, parliamo del cervello. Quindi la situazione è questa, io ho un catetere, oppure se volete un ago di una siringa, che arriva in una certa zona in cui molto probabilmente inizialmente c'era un tumore, è stato operato, e uso questa via preferenziale per iniettare in loco del farmaco. Per quale motivo? Perché così, diciamo, innanzitutto si può usare meno farmaco, ed è ovviamente in loco, quindi per esempio una quantità di minore di farmaco va nel fegato. Vabbè, per tante altre cose, cioè ci sono dei fenomeni fisici per cui insomma ingerire un farmaco per farlo arrivare al cervello è veramente dura, insomma. Invece così si supera questa barriera, si chiama barriera ematoencefalica. E allora quello che succede è questo. Questa è la situazione in cui, diciamo, il farmaco viene iniettato e diffonde nel tempo, no? Nel mio tumore. Se ho che questo farmaco viene assorbito rapidamente dalle cellule, no? Viene iniettato, viene tutto assorbito dalle cellule, e ovviamente questo è un farmaco che deve essere in questo caso citotossico, cioè deve far morire le cellule, e quindi quelle cellule muoiono. La speranza è che uno probabilmente avendo fatto un intervento prima, elevato la massa diciamo dura centrale, e così insomma leva quelle parti periferiche di metastasi che sono andate in giro per tutto il cervello. Ok, allora va benissimo, perfetto. Volevo dirvi un'altra cosa che non ho detto prima, ma secondo me è carino dirvelo. Qual è la difficoltà anche in fare tutto questo? Perché vi ho detto per esempio che per fare queste analisi ci vogliono come minimo due risonanze magnetiche, no? Allora ci sono due tipi di difficoltà in questa operazione. La prima è che ovviamente se uno fa una risonanza magnetica oggi e scopre di avere un tumore e si sente dire dal medico: sai che c'è, aspettiamo un attimo 3 mesi così ne facciamo un'altra e vediamo cosa succede, io prima di tutto penso che il paziente non sia proprio così contento di aspettare 3 mesi con una bomba orologeria in testa. La seconda cosa è che costa. Ok, quindi per esempio una volta che sono andato a Rizzoli a Bologna, loro mi dissero, per esempio, mi chiesero se io con un modello matematico, con un esame, con una risonanza magnetica fatta prima dell'intervento e una fatta dopo dell'intervento, potevo prevedere se il paziente sarebbe sopravvissuto o sarebbe morto. E purtroppo devo dire che questo mi sembra un po' eccessivo da poter dire, insomma, perché non ci vuole un po' di informazione in più per poter applicare veramente queste cose. Allora, detto questo, ora voglio fare il passaggio contrario, parlarvi di angiogenesi, ma diciamo l'ottica è invece il contrario. Io cosa ho fatto fino ad ora? Vi ho detto, bene, ho preso l'equazione di diffusione e ve l'ho fatta comparire in qualche modo partendo dal discreto e arrivando al continuo. Questi modelli che vi presento invece fanno il contrario, cioè partono da un'equazione continua e poi la discretizzano. E vi faccio capire per quale motivo. Il processo ovviamente è lo stesso, è sempre lo stesso, chiamiamolo così, algoritmo, solo che per motivi numerici si viene discretizzato. Allora, cos'è l'angiogenesi? Avete capito che io essenzialmente mi sono approcciato all'applicazione della biologia per
diciamo, per interesse sul, nel campo tumorale. Allora, l'angiogenesi è un fenomeno fisiologico per cui quando c'è una ferita c'è una stimolazione da parte del corpo umano nel creare nuovi vasi sanguigni. Per quale motivo? Per portare più nutriente, diciamo più mattoni, nella zona, chiamiamola ferita, e far sì che la zona ferita si rimargini. Questo essenzialmente è la zona, quando uno si fa una ferita, è quel rossore della ferita che uno vede dopo qualche giorno. Ok? Quello che dopo che la ferita sta guarendo prude. In un tumore, che si chiama anche la ferita che non cura mai, questa è una situazione patologica. Ed è stimolata dal fatto che il tumore, proliferando un sacco, richiede un sacco di nutrienti. E richiedendo un sacco di nutrienti va spesso in quello che si chiama ipossia, cioè mancanza di nutrienti, mancanza di ossigeno, per cui stimola il manda dei segnali, quindi questo è il tumore, produce dei segnali, ed è un fattore chimico, che fa la molecola? Si diffonde, cioè si muove di modo casuale, raggiunge il vaso sanguigno, e quello fa produrre delle cellule, fa duplicare delle cellule delle pareti del vaso sanguigno, cellule endoteliali, che si muovono per chemotassi, e anche di moto casuale, chemotassi, dicevo, quella moto diretto, verso il tumore. Allora, così facendo, da un capillare preesistente, ho dei capillari secondari che mi portano, diciamo, l'ossigeno dove voglio. E devo dire che fino a un 20 anni fa si era pensato che una terapia efficace sarebbe potuta essere semplicemente quella di eliminare questo fenomeno, perché eliminando questo fenomeno uno faceva sì che il tumore non aveva più nutriente e quindi moriva. Ok? Non fa una grinza dal punto di vista logico, no? Peccato che purtroppo le cellule del tumore sono intelligenti e nel momento in cui sta morendo attivano un moto migratorio per cui diffondono molto più spesso e sono loro che arrivano fino al capillare, formano metastasi e a questo punto buonanotte suonatori. Quindi quella che sembrava una terapia promettente non lo è stata. Infatti oggi si parla del contrario, di normalizzare i vasi sanguigni. Allora, ecco qua, il modello è molto complicato, molto più complicato di prima, richiede più equazioni. Questa è un'equazione per le cellule che vi ho detto prima dei capillari. Ok? Cosa potete riconoscere? Potete riconoscere un termine di diffusione, questo termine di diffusione, questo qui è invece un termine, quello chemotattico, anzi questo è quello di aptotattico, e questo è quello chemotattico. Ok? Non so se si vede, ma praticamente la variabile qui sta dentro al gradiente, qui invece sta fuori, e quindi questo è un termine di trasporto. Allora, cosa succede? Che se io prendessi queste equazioni, questa è un'altra equazione di diffusione, questo è il fattore è l'equazione di diffusione del fattore chimico che viene prodotto dalle cellule tumorali. Allora, cosa succede? Che se io prendessi questa equazione e vado a... Ah sì, va bene, è andato bene. Guardate questa a sinistra, questo qua. Questa è la simulazione di questa equazione nello spazio e nel tempo, nel caso continuo. Vedete qualche capillare qui? Poi non si vede niente. Ok? Non è un capillare. Perché? Perché questa è l'equazione... Ora lo rifaccio andare. E dovete vedere... Dovete pensarla così... della quella che si chiama la cellula TIP, cioè il leader del mio nuovo capillare, l'estremo. Per cui quella parte dal vecchio capillare e si muove di modo casuale verso il tumore. No? Quindi è questa. E questa è la simulazione che si ha dando come condizione iniziale che c'è una cellula di quel tipo qui e si muove rispondendo a la discretizzazione di questa equazione, cioè a un moto casuale con dei fenomeni, diciamo, di chemotassi che vanno quindi da qua verso il tumore che sta messo qui.
E quindi avete una cosa che, visto che è rossa, sembra di più un capillare un po' tortuoso, e a un certo punto più o meno si ferma perché è arrivato a destinazione. E cos'è che potete immaginare qui che non ci sia? Quello che non c'è è che un capillare non è fatto così, non è semplicemente una strada, ma ci sono dei fenomeni, ci sono due fenomeni. Uno è di diramazione, cioè uno quando pensa a un sistema di capillari parte da uno, poi ne ha due, è come un albero, no? Per cui devo introdurre un fenomeno di diramazione dei capillari, per cui da una se ne fanno due di queste cellule, diciamo, leader, e questo è uno. E il secondo è il fatto che se io avessi un vaso sanguigno fatto così, non porta da nessuna parte, perché non può scorrere il sangue qui. Per scorrere il sangue devo avere un loop, un ciclo, no? Quindi devo andare, come si dice, dal sistema arterioso al sistema venoso. Allora, introdurre questi fenomeni dal punto di vista continuo, del modello continuo, non è così semplice. Perché invece dal punto di vista discreto lo posso fare. Cioè do delle regole per cui a un certo punto c'è una, diciamo così, probabilità di branching, di duplicarsi della cellula tip, per cui una poi se ne andrà di qua e una se ne andrà di qua per modo casuale, oppure quando due punte si incontrano dico, ma sai che c'è, sono incontrate e hanno fatto il mio, si chiama anastomosi, hanno fatto il mio ciclo, per cui il sangue alla fine va qua, entra qua, fa così, va qua e continua ad andare, più o meno, per questo, insomma. E queste sono le simulazioni che vengono fuori. Un attimo solo, no, devo andare. Ok? E beh, qua io penso che, allora, questo è, diciamo, la parte che richiama queste capillari. Questa è la sorgente, cioè il vecchio capillare, sono nate delle cellule tipo qui, si muovono di modo casuale, si diramano, tendono ad andare verso il richiamo, diciamo così, e mentre tendono ad andare uno crea questo plesso vascolare. I colori, vabbè, sono legati allo spessore della cellula. Okay. E potete paragonare a questo punto quello che c'è, questo è vero, questo è da un topo, insomma, il tumore era qui, era un tumore piano qui, e questo è quello che si è ottenuto con la simulazione. Certo, non è una proprio, deve essere solo un raffronto qualitativo quello che si può fare, non può essere quantitativo. E invece questo è quello che succede quando ho una sfera, diciamo, un tumore sferico, per cui ho, diciamo che la struttura di questo plesso capillare è diverso perché si focalizza verso il centro. Okay. E questa è la simulazione tridimensionale della cosa. Qui diciamo che la sorgente, diciamo, di VEGF di questo fattore chimico era qua nel piano inferiore, mentre il capillare era nella faccia superiore. Il capillare è qua, questa linea qui, questa linea centrale è qua, ci sono le diramazioni che si formano, poi c'è il branching, la formazione di questo plesso e si arriva qua in fondo. Ok? Questo è ottenuto semplicemente con una discretizzazione di un'equazione tipo l'equazione di diffusione che vi ho fatto vedere prima. Questo purtroppo è un po' piccolino, ma tiene conto di, appunto, ci sono capillari su queste facce del cubo, c'è una massa centrale e da queste partono, si diramano dei capillari che poi si allargano e tendono a ricoprire tutta la sfera centrale. Questo è un modello, poi ce ne sono tanti altri. Questo è un modello semplice, anche questo secondo me è abbastanza facilmente simulabile. Questo tiene conto di questo, vedete? Io ho, per esempio in questo quadrato, delle cellule iniziali, tip, ok?
che si muovono con una certa velocità, V, che è data dal gradiente di concentrazione, e vabbè, questo lasciamo perdere questo, il gradiente di concentrazione di un certo fattore chimico che nasce qui, e queste, e poi c'è un termine casuale, e queste praticamente danno fuori, danno luogo a queste formazioni, insomma, filamentose, fino a riempire lo spazio, se volete. Ecco. Questa è una simulazione tridimensionale con lo stesso modello. Questa è la, chiamiamola così, la massa tumorale, e questo è il plesso vascolare che viene generato. Questa è la stessa di questo quando si elimina questo colore blu. Allora, benissimo, cosa me ne faccio di questo? Allora, quello che posso fare, una volta che io ho virtualmente una struttura a grafo, diciamo un po' ad albero, che mi simula il sistema vascolare, posso vedere se io inietto un farmaco in quella rete, dove va a finire il farmaco. Ma questo è il vaso preesistente, questa è la struttura che non faccio vedere ora, e questo è piano piano il farmaco che entra, arriva a un certo livello e poi ritorna, diciamo, nel capillare principale. Questa seconda simulazione non ha niente a che fare con le equazioni di diffusione, perché è solo il trasporto. Cioè, io do un flusso in questo albero e il mio farmaco viene trasportato in questa rete. Lasciamo perdere il rimodellamento. Allora, queste sono altre simulazioni più o meno dello stesso tipo. Allora, qua c'è il tumore, qua. Questo è una schematizzazione della rete vascolare, questi quadratini, che però viene cambiata nel tempo per angiogenesi, e voi avete che nella zona periferica del tumore ci sono molti più capillari. Questi sono, diciamo, capillari grossi. Questa è una zona senza cellule per un fenomeno che spiegherò fra un po', e questo piano piano si espande ed è quello che si chiama un tumore vascolare. E come ho detto prima, anche in questo caso uno può vedere come in questo sistema vascolare un farmaco che viene da questa parte investe, diciamo, il tumore, e quindi capire quanto ne viene preso, per esempio. Okay? Quanto ne viene preso dalle cellule tumorali. Questo è molto simile. Però qua c'è la divisione fra sistema arterioso e venoso, perché c'è un problemino di questo tipo in quel caso lì, e uno ha una crescita di una massa col rimodellamento del sistema vascolare. Ok. Benissimo. Allora, torniamo a problemini, diciamo, se vogliamo, semplici che si possono anche fare sulla base dell'equazione di diffusione. A dire la verità, questa non è più un'equazione di diffusione perché non c'è più la variabile nel tempo, però potete pensarla così. Allora, io ho un capillare, attraverso cui passa il sangue e soprattutto passa l'ossigeno. L'ossigeno filtra attraverso le pareti del vaso sanguigno e va nel tessuto circostante, dove viene assorbito dalle cellule. Ok? Quindi l'ossigeno va qui e si diffonde nel tessuto circostante. Quindi l'equazione formalmente è un'equazione di diffusione. Però guardiamo al caso che viene chiamato stazionario. Stazionario vuol dire che non c'è più la derivata rispetto al tempo. Allora, quello che io vi ho scritto come derivata seconda, insomma, Laplaciano, purtroppo in questo caso si scrive in questa maniera più complicata, che non si risolve in maniera semplice,
è un'equazione lineare, ma non si risolve in maniera semplice, che dice che U è la concentrazione di ossigeno, diffonde, ma mentre diffonde viene assorbito con una certa, diciamo, velocità dalle cellule che stanno nel tessuto circostante. Allora, ecco perché avevo bisogno della lavagna, solamente per questo. Allora, facciamo un caso molto più semplice. Allora, supponiamo che la situazione non sia circolare, ma sia semplicemente che qui ho il mio capillare, ok, rettilineo, messo così, non messo perpendicolare, quindi sto in coordinate cartesiane. Questo è il mio tessuto circostante, questo qui, e quindi vado a vedere come si diffonde l'ossigeno qua dentro. Allora, quello diventa molto semplicemente la derivata seconda di U rispetto a X meno alfa U uguale a 0, oppure, se volete, uguale alfa U. Ok? X è questo. E quindi potete chiedervi, ok, qual è, devo mettere un D per essere coerente con... Ah no, scusatemi, purtroppo il D non l'ho messo, vabbè. Qual è l'equazione, qual è la soluzione di questa equazione? Cioè, qual è la funzione che voi derivata due volte vi dà ancora una funzione che è uguale, almeno è proporzionale? Beh, o è un esponenziale o un seno e un coseno, insomma, però, a dire la verità, alfa è un termine positivo, quindi deve essere per forza un esponenziale. Anzi, ce ne sono due di esponenziali che possono avere una soluzione di questo tipo. Uno è un esponenziale del tipo, viene a essere così, è elevata a radice di alfa x, e poi ce n'è un altro che è elevata a meno radice di alfa x. Ok? Cosa succede? Che questa qui è un esponenziale che cresce, quindi è una soluzione che parte da qui e vi cresce andando lontano dal basso. Poco realistico, no? E questa invece è una che parte dal basso e scende giù, esponenzialmente. E in effetti quello che uno va a dimostrare è che se uno studia questo problema, come me l'ho messo qua? Ah, ho sbagliato questa cosa qua, l'ho copiata male. Vabbè, fa niente, perché questo è copiato da un altro problema. Questo, dimenticatevi questo. Ma se uno studia il problema con queste condizioni, che U in x uguale a 0 sia uguale a U0, e U per x che tende a più infinito sia uguale a 0, questo sarebbe x uguale a 0, questo è x uguale a 0, allora uno ha anche la soluzione e l'esponenziale U con 0 è elevata a meno radice di alfa di x. Va bene? Allora, cosa vi dice questa soluzione? Dice una cosa fondamentale. Vi dice che se io ho un capillare, il tessuto circostante avrà una concentrazione di ossigeno che diminuisce in maniera esponenziale dalla distanza dal capillare. Allora, questo vuol dire che se a un certo punto, sarà questa è la funzione, che se le cellule per vivere hanno bisogno di una certa quantità di ossigeno, tutte le cellule che stanno al di là di questa posizione muoiono. Questo è quello che si chiama cilindro di Krog, è stato trovato nel Novecento, un centinaio di anni fa, per cui vi dice che un capillare è capace di nutrire un raggio limite all'intorno del capillare, che è dell'ordine di massimo 100 micron, poi dipende dal tessuto. Ma diciamo che va dai 20 ai 100 micron. Tutto il resto va in ipossia, quello che si dice va in ipossia, cioè muore tendenzialmente. E la stessa cosa, la situazione è molto simile al contrario. Se io guardo a una massa, voglio crescere una massa in un sistema in vitro, allora lì da dove viene l'ossigeno? L'ossigeno viene dall'esterno, ok? L'ossigeno viene dall'esterno. E se la massa è troppo grande, per lo stesso identico principio, non può arrivare al centro del tumore. Allora, quello che vi faccio vedere ora, questo è vero, questa è una fotografia, questo è uno sferoide cresciuto in vitro di cellule,
tumorali, ma qui semplicemente perché le cellule tumorali sono insomma più semplici da maneggiare dal punto di vista dell'esperimento, non muoiono mai, quindi è facile. Allora metti queste cellule, le fai crescere e quello che uno ha è un aggregato fatto in questa maniera con un numero più o meno massimo di cellule, 1 milione, un diametro di un paio di millimetri, di più non si riesce ad andare, è molto difficile, con un nucleo centrale che è un nucleo necrotico, vedete il colore diverso, con una regione di cellule qui intorno che non duplicano e una zona periferica che prolifera. Cioè essenzialmente di questa massa che sta crescendo, solo questa zona qui sta proliferando, solo le parti sulla superficie, diciamo così, mentre questa massa centrale non duplica e questa qui è tutta morta. Allora, un paio di informazioni di carattere generale, giusto così per... Allora, in effetti quello che si vede molto spesso, oppure quello che si sente in un esame diagnostico, diciamo autopalpazione per esempio al seno, è questa parte qua. Questa è la parte calcificata, dura, che si sente, ok? E anche magari quella che si vede. La parte quiescente, essendo di cellule che non proliferano, è quella che è difficilmente attaccabile dai farmaci. Ok? Quindi questa è... Una parte dice, vabbè, ma sta quiescendo, sta lì, non fa niente. Non è vero, perché questa, nel momento giusto, è pronta a riattivarsi e a proliferare. E vabbè, è la parte proliferante. Allora, questo è quello che si chiama una crescita limitata alla diffusione di ossigeno. Per non pensarla sempre in negativo, pensiamo in positivo. Immaginate che io voglia costruire in vitro un tessuto. Allora, se io voglio costruire in vitro un tessuto, cosa faccio? Prendo delle cellule, le metto in coltura e vedo di coltivare queste cellule e farle andare. Allora, questo mi dice che io non potrò mai fare in questo sistema un tessuto che sia più grande di 2 mm. Che me ne faccio di una protesi di 2 mm, di 1 mm? È piccola. Infatti nei reattori, nei bioreattori, quello che si fa è tutto un sistema per cercare di far penetrare il sangue, cioè diciamo l'ossigeno, all'interno di questo sferoide. Ok, questa è la domanda fondamentale che fanno, che ne so, al Sant'Anna, dalla mattina alla sera più o meno. Vabbè, la fanno robotica anche, soprattutto. Però diciamo, quella è la cosa importante. E quello che si sta cercando di fare a questo punto è questo. Ok, insieme alle cellule del mio tessuto devo dare, devo in qualche modo formare già i capillari dentro. Ok? Perché in questa maniera riesco a fare dei tessuti più grandi vascolarizzati. Per cui riesco a crescere una, che ne so, una cartilagine del ginocchio di magari qualche centimetro. Mi serve, almeno un centimetro mi serve, se no non faccio niente. E questa è una cosa, mi stavo dimenticando un'altra cosa, vabbè, ma non fa niente. Eventualmente me la ricorderò. Ah, ecco, volevo dire. Infatti il primo tessuto che si è riuscito a fare in vitro, qual è? La pelle. Per quale motivo? Perché la pelle non è tridimensionale, non è una struttura, diciamo, sferica, è una superficie. Io prendo la superficie, l'ossigeno arriva da sopra e da sotto, non è che mi serve una superficie spessa moltissimo, basta una superficie che mi ricopri la ferita, insomma, quindi 2 mm, 2 mm, manco la pelle, la cotica di un maiale, 2 mm, insomma. Quindi mi serve qualche centinaio di micron, prendo la mia pellicola, la metto sul paziente, i vasi sanguigni vengono da sotto, la nutrono come volete. Ma se voglio fare un pezzo di fegato, il problema è grosso. Allora, vediamo perché il problema è lo stesso, dal punto di vista matematico. Allora, a questo punto l'equazione è la stessa di prima, la stessa che ho scritto qui, questa qua. Solo che in questo caso, invece di essere in coordinate cartesiane o cilindriche come prima, per cui dovevo fare la soluzione con le funzioni di Bessel, insomma, la soluzione è questa qua. Certo, è un po' complicata, non è che si insegna a scuola come si fa un problema del genere, però alla fine, se uno vuole andare a fare l'esercizio, se uno prende questa funzione, va a calcolare le derivate, le moltiplica per R quadro, vede che questa è la soluzione di questo problema. Cioè risolve questa equazione con delle derivate
e soddisfa queste condizioni al bordo, cioè che la concentrazione di ossigeno al bordo del mio aggregato, il mio sferoide, qua è normalizzata 1, ma potete mettere un 0 se volete una quantità, e qui al centro della mia sfera, la derivata è 0. Ok? E allora la soluzione è più o meno, se l'andate a rappresentare graficamente, è una cosa di questo tipo, è un seno iperbolico su R, vabbè, insomma, è una cosa di questo tipo. Allora cosa succede? Succede, come ho detto prima, se questo è il valore del nutriente che arriva al bordo e lo sferoide è tale che c'è una soglia, diciamo, al di sopra della quale la cellula si permette di proliferare, ma al di sotto della quale non prolifera più, cioè insomma io devo avere uno stipendio come minimo di 2000 euro prima di fare un figlio, allora vuol dire che solo questa zona qui, solo questa zona di cellule, vicino a R, all'R grande, diciamo questo qua, sarà proliferante, prolifera. Mentre se sono al di sotto di questa soglia, non prolifero, quiescente, quiescente vuol dire che non prolifero. E se in più ho bisogno di una certa quantità per sopravvivere, vuol dire che da questo punto in poi, in profondità, andando in profondità, tutte le cellule stanno morendo. E quindi questo è un modo molto semplice per spiegare tre cose: nucleo necrotico, poi c'è una zona quiescente e una zona proliferante. Ok? Allora, fatemi vedere un po' che le sono. Un attimo solo che vedo a che punto sto, perché non voglio vi allungo. Va bene. Allora, altra equazione su cui baserò le discussioni finali, diciamo. Equazione di bilancio di massa. Equazione di bilancio di massa si calcola in questa maniera, se volete. Io prendo un mio volume, se volete il campo del microscopio, e vado a contare là dentro quante cellule ci sono. E faccio un bilancio di questo tipo. Il numero di cellule che stanno là dentro può cambiare perché o le cellule stanno uscendo, entrando dal mio campo visivo, quello che prima avevo chiamato la migrazione, oppure perché qua dentro le cellule stanno duplicando e stanno morendo. Questi sono i due principi base. Allora, se faccio questo, insomma le cose sono un pochettino complicate, ma arrivo a un'equazione di questo tipo qua. Se volete questo phi, chiamatelo ρ, è la stessa cosa, se vi fa comoda la densità. Però insomma io ho chiamato phi perché phi, cos'è? Phi è il rapporto di volume, cioè se voi vedete sul vetrino, vedete quanto spazio viene occupato dalle cellule. Tanto la densità è quella dell'acqua, ok? La cellula è fatta d'acqua, quindi questo ρ che sta qua dentro è proprio la 1000 kg a metro cubo, insomma è un numero. Quindi phi è un numero fra 0 e 1. Ok, questa è l'equazione di bilancio di massa e dice che le cellule possono essere più o meno, chiamiamolo così, dense perché si muovono con una certa velocità v e perché proliferano oppure muoiono. Allora, il modello più semplice, poi ora vi spiego subito per quale motivo sto facendo questa cosa qua, il modello più semplice per spiegare la crescita tumorale è quello che dice, ok, io ho una massa e la densità di cellule in quella massa è costante, quello che io ho chiamato φ, no? È costante. Allora, la cosa è molto semplice, perché se io ho, che ne so, quelle cellule sono delle sfere rigide e occupano sempre il 67% dello spazio, allora questo non cambia, questo non cambia, e ho un'equazione che è semplicemente divergenza di V uguale a gamma. Ho un campo vettoriale, ne calcolo le derivate, ho questa cosa qua. Va bene. Allora, per farvela breve, se io prendo il sistema a simmetria sferica, cioè penso alla sferetta, scusate, vado un pochettino più veloce perché tanto ce ne ho,
Cosa vuol dire tutto questo? Che se io integro, faccio questo bilancio integrale e vado a vedere come cambia questo volume qui dentro, ok? Per quale motivo cambia il volume del mio aggregato sferico? Allora, se voi fate la derivata di 4 terzi pi greco r al cubo avete proprio questo. Questo vuol dire come cambia il volume della sfera? Cambia perché all'interno, qua dentro, le cellule stanno duplicando. E sarebbe questo termine qua. Ok? Quindi, se la densità è costante, il problema è molto semplice. Perché vi dice subito che, dato le regole di crescita, le regole di crescita, voi potete determinare quanto velocemente sta crescendo la vostra, il vostro aggregato. Allora, benissimo. Supponiamo che in questa zona tutte le cellule si duplichino. Abbiamo visto prima che non è vero, ma io voglio arrivare lì. Tutte le cellule si duplicano, quindi questa è una quantità costante. Se questa è costante, questo posso integrarlo, integrare di R quadro, insomma, posso integrarlo e quello che viene fuori è che la soluzione è un esponenziale. Oppure, se volete, se io ho un aggregato in cui in una sferetta in cui tutte quante le cellule si duplicano, quella sferetta cresce il suo volume esponenzialmente. Ho una crescita esponenziale. Ok? Il che vuol dire che nel tempo, se voi avete che le cellule si duplicano ogni giorno, questo è un classico, ogni giorno, lasciamo stare delta, ogni giorno, quello che succede è che se voi avete una sferetta di raggio, che ne so, 1, questa, il raggio aumenta 8 volte in una settimana, 66 volte in 2 settimane, 8.000 volte in un mese. Ok? Questa è la crescita esponenziale. Allora, vediamo un po' di fare un po' di conti. Una cellula è grande 10 micron, quindi vuol dire che dopo un mese quella cellula è diventata un aggregato di 80 micron e in un mese è diventata 80.000 micron, il che vuol dire 80 millimetri, il che vuol dire che in un mese è diventata 8 centimetri. Cioè, da una cellula in un mese io ho una cosa che è più o meno grande così. Ok? Però capite che questo, per esempio, non avviene mai. Altrimenti chiunque ha un qualche cosa che cresce di questo tipo è spacciato subito. Ok, seconda ipotesi, abbiamo visto dall'esperimento che se invece che gamma, che la crescita non è dappertutto, ma è solamente in una zona periferica. Allora, se supponiamo che in questa zona periferica c'è la crescita, mentre in tutto quanto c'è solamente morte, io posso ricalcolare quell'integrale. Si fa, eh? Si può fare, potete darlo, perché è un integrale di R quadro, insomma, deve solamente spezzare, bisogna spezzare in due integrali, e uno riesce a ottenere che la soluzione non è più quella, ma è questa qua. Almeno si approssima con questa cosa qui. Allora, questa è una soluzione che, se plottata, fa questo. Aumenta 7 volte in una settimana, 12 volte in 2 settimane, in un mese 19 volte, in 2 mesi 26 volte. Cioè, non, siamo ben lontani dagli 8.000, ok? Perfetto. La crescita è così. Cioè, è esponenziale all'inizio, cioè quando le cellule sono poche, poi dopodiché c'è una fase di crescita lineare, che tra l'altro è quello che si osserva sperimentalmente nella maggior parte degli esperimenti. Se uno fa la maggior parte degli esperimenti, vede che queste, la crescita di questi aggregati sono lineari, e poi cosa succede? Vedete? Curva. Lineare e poi curva un pochettino. Fino ad arrivare a un caso, a una situazione stazionaria. C'è uno stato stazionario limite. Ok? In effetti, se uno va a mettere dei numeri, trova che i numeri sono questi, no? Se la crescita, il tasso di crescita è 10 volte il tasso di morte, questo si misura, più o meno questo è l'ordine di grandezza, e se lo strato proliferante è di 40 micron, uno arriva a un raggio limite di 1,2 mm. Vi ho detto che questi sono massimo 2 mm come diametro. Quindi questo cosa vuol dire? Che basta uno strato proliferante di 40 micron, 40 micron vuol dire 4 strati cellulari, solo quelli proliferano.
e muore tutta all'interno, arriva alla fine dei conti con una massa globale in cui lo strato superficiale bilancia la morte di tutto il quanto il volume. In questo bilancio fra massa, fra proliferazione superficiale e morte volumetrica, che uno ha uno stato stazionario. E quindi ha queste situazioni qua. Vabbè, vi faccio vedere delle simulazioni che si hanno sulla base di questi modelli qua che vi ho fatto vedere. Ecco qua. Queste sono delle simulazioni. La zona rossa è la zona proliferante e nera è crescente, mentre bianca è quella che diventa necrotica. Quindi vedete, nella crescita della verità siamo ben lontani dall'essere sferico. In effetti la situazione sferica è una situazione un po' che si realizza poco, diciamo, in vivo. Negli esperimenti va bene, quando la massa è piccola, ma quando la massa diventa un pochettino più grande si hanno queste instabilità. O addirittura una situazione in cui... questo a dire la verità non è andato la stessa cosa, vabbè, non ho legato, che ne so, uno ha proprio la formazione di frammenti, cioè uno perde, parte un aggregato e poi si frammenta, si hanno queste, non sono singole cellule, sono aggregati che tendenzialmente vanno. Questo ovviamente secondo il modello, secondo il modello matematico. E uno può prendere questo modello e farne una simulazione. Questa è una sorta di parte di cervello, questa è la parete cellulare, questa è la massa tumorale, questo è quello che si chiama sulci, è la piega del cervello. Ovviamente quando il tumore va nella parte in cui non ci sono cellule è molto più rapido, e quindi uno ha delle crescite che sono completamente lontane dall'essere delle crescite sferiche, molto, molto asimmetriche. Allora, diciamo così, faccio vedere degli altri tipi di simulazione che più o meno spiegano la stessa cosa. Questo è quello che vi ho detto io prima. Vedete, qua è simulato con un altro tipo di modello. Cosa? Allora, questo è il capillare, questo è il mio tessuto bianco, vuol dire tessuto normale. Ho delle cellule, chiamiamole tumorali, che comunque mangiano molto più ossigeno. Queste verdi sono quelle che sono in qualche modo contente di vivere, queste gialle sono quelle quiescenti oppure in ipossia, perché sono troppo lontane dal capillare. Okay? Allora, questo è un modello che è discreto a questo punto, perché vedete le singole cellule, che si chiama modello individual based, cioè guarda alla cellula individuale. Ve ne faccio vedere un altro tridimensionale, poi torno su questa. Okay. Questo è il capillare, così come è fatto. Questo è l'insieme di cellule che piano piano copre il capillare e va avanti. Questo è un altro tipo di modello che in qualche modo sarà la base di quello che chi ci sarà qui la prossima settimana vedrà. Questa simulazione su un singolo capillare ovviamente si può fare anche dal punto di vista continuo. Ops, non so che cosa ho fatto. Forse ho premuto un ESC. Ce la facciamo? Sì, vabbè, ma dovremmo partire lo stesso. Ah, perché sta qua. Un attimo solo. Vedere qua. Thank you.
Allora, ecco qua. Un attimo solo. Allora, questo è cosa? È il modellino che vi ho fatto vedere prima, quello di crescita, associato a un'equazione di diffusione da parte di questa rete di capillari. Questa è la, chiamiamo così, la massa, che preferisce crescere ovviamente lungo i capillari. E una volta che è arrivata ai capillari, cresce lungo il capillare. Qua non c'è angiogenesi, non c'è formazione di vasi sanguigni nuovi, no? E cresce in questa maniera anisotropa. Queste zone viola sono le zone in ipossia, quindi questo tessuto praticamente sta morendo più che crescere, e uno ha quindi una crescita che segue la struttura capillare che uno ha. Giusto per farvi vedere delle figure biologiche, per chi è interessato, allora, questo per esempio è quello che vi ho detto prima. Vedete, questo qua è un capillare, questo è un tumore della cervice, questo è il sistema di cellule intorno a questo capillare, qua c'è un altro di capillare, qua c'è un altro di capillare, e questa è tutta la zona necrotica, cellule morte. Qui è la stessa cosa, questo è il tumore del colon, questo è il capillare, queste sono le cellule vive, questa è in ipossia e qua è tutto morto, okay? Quindi vedete tutte queste cose sulle caratteristiche di crescita, di morte, eccetera eccetera, alla fin fine tutti quanti si basano su concetti abbastanza elementari. Poi il modello può essere complicato quanto volete, però insomma i principi base sono effettivamente molto semplici. Allora, ripeto, io mi fermo qua perché la prossima volta appunto vedrete la parte di individual based e la parte di, che si chiama cellular post model, cioè proprio trattare la cellula come una singola cellula, trattare l'insieme di cellule come singole entità che interagiscono, e i modelli non sono più alle derivate parziali e quindi sono modelli individuali, però per fortuna ci sono anche dei software che, se fanno bene, insomma, dovreste poter utilizzare facilmente. Grazie per l'attenzione. Grazie. Ci sono domande, chiese di commento. La luce. Volevo chiederti, hai fatto un cenno sulle difficoltà di tradurre poi questi metodi, queste simulazioni proprio diciamo a livello terapeutico, ma diciamo, l'impiego però almeno a livello diagnostico questo è abbastanza diffuso oppure si sta facendo abbastanza avanti, anche perché il costo oramai è abbastanza basso, quindi strumenti di supporto ci sono. E anche se vogliamo una cosa molto diversa, nel senso che prima c'era una questione anche psicologica, nel senso che tendenzialmente il medico, diciamo di una volta, ma di una volta intendo dire anche di 10 anni fa, voleva avere lui in mano il polso della situazione, no? Lui doveva decidere. Era molto meno sensibile al fatto che qualcun altro gli potesse dare uno strumento, cioè era abituato all'ecografia, no? Perché là non riesce a vedere niente, ma che qualcuno gli desse uno strumento e gli dice guarda che se usi questo fai una meglio la decisione, non era molto ben accetto, ben accolto. Secondo me anche col fatto che oggi insomma la genomica, tutte queste cose che si vanno a sentire, hanno fatto sì che il medico non ha più tanto il polso della situazione, deve un po' far anche come dire, un po' di fede, un po' di utilizzo di strumenti che lui non aveva prima, fa sì che in qualche modo sia aperto a una possibilità di utilizzare questi strumenti, ecco. Quindi sì, diciamo che futuro è roseo. Prima di vedere un matematico in ospedale ci vuole un po', però insomma. A meno che non sia malato, quello succede spesso. Quasi tutti, prima o poi. Sì, esatto, dall'esterno è più facile. Ecco, per esempio una cosa che molto spesso si fa, ovviamente non sono questi modelli qua, è tutti quegli attrezzi che in qualche modo sono nascosti nella diagnosi.
c'è colonoscopia virtuale, imaging, tutte quelle cose lì che hanno a che fare con algoritmi che, se vogliamo, il medico non vede, no? Però gli fa comodo avere, e beh, quello sì. Cioè avere il giochettino che col joystick ti fa andare dentro al colon a vedere quello che succede, quello gli piace. Bene, allora dunque, se non ci sono, non so. No, stavo solo pensando perché era così. Stavo pensando che effettivamente io andare a indagare e vedere quello che non riesce a vedere con l'occhio vero, mentre invece io la previsione sul farmaco magari. E quindi c'è meno fiducia nei confronti di quello. Sì, anche quello. Però per esempio là io, cioè, c'è stato un periodo in cui avevo fatto un progetto con dei ragazzi, cioè i ragazzi lo stavano facendo, e avevano questo tool per, come dire, per la diagnosi, no? Generale. Cioè una specie di, come dire, di vocabolario con delle domande che conviene fare, tipo diagnostico, qualcosa del genere. I medici avevano detto subito no. Ma gli infermieri e soprattutto quelli del pronto soccorso hanno detto questo lo vogliamo subito, perché noi dobbiamo decidere in tempo zero cosa fare. Quindi questi strumenti di supporto alle decisioni, che poi possono andare appunto dal diagnostico dell'imaging, ma anche semplicemente, ok, gli chiedo questo, allora uno strumento di informatica intelligente che mi dici, dopo fagli questa domanda, vedi come risponde, preindirizza a una diagnosi finale. Certo, con una certa probabilità, non sarà un sostitutivo del medico, però questo è utile. È tutto un altro campo, però insomma. Ok. Bene, se non ci sono interventi, dunque, ho qui le crocette che avete messo per la prossima settimana e qualcuno di voi l'ha messa in tutti e due i giorni. Allora direi che...